Sono in compagnia di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. Ciao Vincenzo, ben arrivato su Edge Magazine. Ben trovati, come state? Tutti bene, meraviglioso. Allora, senti, facciamo subito il punto su quello che è lo stato della musica ad oggi in Italia. Tanto la musica non la può fermare nessuno, e questo è un dato certo, perché appartiene alla nostra vita, alla nostra quotidianità. Parlando di musica dal vivo, diciamo che dopo 2 anni di tremendo, quindi di pericolo e di chiusura, invece si è riusciti a ripartire nel 2022 con degli ottimi risultati, ma questo è dovuto grazie soprattutto all'affetto del pubblico, alla voglia di condividere emozioni, di stare insieme, e anche a tutti quelli che nel settore lavorano, a cominciare dalle maestranze, gli artisti, produttori, gli organizzatori. Quindi si prevede un anno ancora forse più intenso, e ci auguriamo che le istituzioni tengano conto di quelle che sono le necessità di un settore che è in continua evoluzione da un lato, ma anche in crescita. Perché ci ricordiamo che insomma i 2 anni di pandemia hanno dato un meno 97%, no? Ci dicevi prima. Esatto, sono stati dei cali che hanno raggiunto il 97%, nel 2020 quasi fermi completamente, quindi stato, si diceva, i primi a chiudere, gli ultimi a riaprire, ed è stato così. Perfetto, allora senti, siamo a Milano per la Music Week. Quanto è importante questo evento nel panorama ovviamente musicale, in tutto quello che ci siamo detti fino adesso? Beh, è molto importante perché ci consente di fare un punto sullo stato dell'arte e anche di ragionare su come migliorare o come fare evolvere e crescere il lavoro da un lato. Dall'altro serve sia per dare possibilità ai giovani di esprimersi, che probabilmente in altri periodi dell'anno non hanno questa occasione di trovare un'infinità di location dove poter suonare, e dall'altro anche di provare a dialogare con le istituzioni in maniera che il settore venga seguito e venga in qualche modo aiutato in funzione delle potenzialità. Vincenzo, noi ci conosciamo da qualche anno di esperienza, da tantissimo, non so, sono 40 anni di carriera tua? No, non posso dire. Non si può dire, perché sennò si svela l'età. No, non ho questo problema, siamo a quasi 50, ecco. Ne mancano 2. Lo volevo dire, ma ok. Ne mancano 2, ma diciamo che ho iniziato nel 71. Hai lavorato con molti, tutti, mi viene da dire, hai anche scritto un libro, A un metro dal palco, e ci racconti qualche aneddoto magari simpatico su qualcuno? Io non sono abituato al gossip, però ho raccontato un po' emozioni, sensazioni, vissuti e artisti con cui ho avuto la possibilità di dialogare, di avere vissuto esperienze a volte anche pericolose in paesi dell'est piuttosto che in Sud America, dato per alcuni artisti, questo, erano al di fuori di in qualche modo del concetto della musica. Allora, un grande ringraziamento a Vincenzo, presidente di Assomusica, e chiuderei dicendo proprio viva la musica e viva i concerti. Quando è che ne faremo un altro insieme? Quando vuoi, io ci sono, lo sai. Concerti. Stasera c'è il nostro amico De Gregorio. Sì, è vero. Let's go. Ok, ciao. Let's go. Arrivederci a tutti. Grazie.